Stuart Shenton, storico crew chef del team Suzuki, lo ricorda così. Se ragioniamo in termini di fantastico talento naturale, il campione che ne aveva di più era assolutamente Gobert. Ma era una completa perdita di tempo, perché non riusciva a rendersi conto di quanto ne avesse e non era in grado di applicarlo. Uno con le sue capacità era destinato a diventare campioni del mondo. Con lui abbiamo visto le più incredibili temperature dei freni. Se solo si fosse applicato come doveva, esclusivamente alle corse, allenandosi, restando concentrato, sarebbe sicuramente diventato qualcuno. Quante storie nel mondo dello sport conosciamo così? Predestinati a diventare i migliori in uno sport, ma che poi alla fine della fiera sono risultati inconcludenti per via del proprio carattere. L'elenco è lunghissimo, ma quello di cui parliamo oggi è, o meglio, era, un pilota. Anthony Gobert, classe 75, australiano nato a Sydney. Gli australiani col motociclismo, insomma, hanno un non so che, Il problema è che Anthony Gobert aveva un solo vizio: l'autodistruzione. Ha attraversato la scena del motociclismo da competizione negli anni 90, una carriera che si può riassumere in 5-6 anni ad alto livello, con ottime soddisfazioni, per poi diventare saltuariamente una meteora. Spariva, ricompariva, spariva ancora, ricompariva, faceva due gare e poi spariva ancora. Droga, donne e gare. E gare messo in ultima posizione in questo elenco non a caso, hanno un po', diciamo, condizionato e descritto la sua intera vita privata. The Go Show, come veniva chiamato, era uno di quei piloti che ce l'avevano nel sangue, uno di quei pochi piloti che gli riusciva naturale andare forte. È proprio quel talento cristallino che non tutti i piloti hanno. Né Ernesto Marinelli, ormai dimissionario da Ducati nel mondiale Superbike, alla domanda «Qual è stato il pilota che ti ha maggiormente impressionato?» non ha avuto esitazioni nel rispondere. Anthony Gobert aveva un talento innaturale, sovraumano. E giusto per la cronaca, Ernesto ebbe sotto alla sua ala giusto due nomi come Bayliss, Falappa, Fogarty. Ma in risposta a quella domanda scelse comunque Gobert. Inizia con il motocross, ma ben presto passa alla velocità. Già nel 1994 si era fatto notare, appena 19enne, partecipando come wild card alle gare di Sugo, in Giappone, e a Phillip Island, in Australia. Nella gara di casa la sua performance fu sbalorditiva. Pole position, terzo nella prima manche e vittoria trionfale nella seconda manche. Ma la vera conferma che questo avesse effettivamente un talento naturale fu quando venne chiamato per sostituire Scott Russell in Kawasaki, in Superbike. Ebbene, pole position, terzo in gara 1 e vittoria in gara 2. Mai guidato quella moto, mai testata durante l'inverno, contro i più grandi piloti del mondo. Se non è talento questo, io sinceramente non so cos'altro sia. Rob Mazzei, il capotecnico, il capo, il boss del team Kawasaki Superbike dell'epoca, diceva così: Eddie Lawson e Doug Chandler furono fondamentali per l'assetto della moto. Capivano al volo se le modifiche al setting portavano benefici o meno. Gobert invece si limitava a pensare: io aggiro il problema. E in questo devo ammettere che mi ci rivedo molto, perché anche io effettivamente con assetti, click, compressione, estensione sono un po' così, non tocco mai niente e passo sopra i problemi di assetto. Gobert, diciamo che a suo modo, ovviamente andando effettivamente forte e non pianissimo come me, faceva esattamente la stessa identica cosa. Andavi nel suo box e dice: ma che è l'assetto della gara precedente, non sei toccato. Ma come? È l'assetto della gara, ma era un'altra pista, è uguale, lui non gliene frega niente. Mentre Lawson e Chandler invece furono fondamentali appunto per costruire l'assetto base della moto. Un altro approccio mentale, all'estremo opposto del perfezionismo. Gobert era capace di cose che non ho mai visto fare a nessun altro su una moto. Il vero problema è che puoi avere tutto il talento di questo mondo, ma se non hai rispetto per il team in cui corri, c'è poco da fare. E proprio per questo motivo Mazzi durò poco, la sua pazienza durò molto poco con lui. È difficile lavorare con una persona che rientra dal box e pensa che tu sei uno stupido stronzo. Nel 1997 passa al motomondiale, alle 500 due tempi, su una Suzuki RG Gamma. Guarda caso, ancora una volta, ironia della sorte, per andare a sostituire ancora una volta Scott Russell. E il primo pensiero del team in quel momento fu: Scott Russell era un tipo abbastanza difficile da gestire.
ma niente a confronto di Anthony Gobert. Immaginate un po' la situazione. Primo contatto con la RG Gamma del moto mondiale, 502 tempi. Primo contatto appunto con il nuovo pilota Anthony Gobert. Tutti gli ingegneri giapponesi pronti lì nel box ad ascoltare i suoi primi feedback. Anthony Gobert rientra dal primo test ufficiale e la prima cosa di cui si lamentò Anthony Gobert in quel momento fu la mancanza delle gabbie con dentro le prostitute a ballare e la mancanza di bicchieri di birra sul tavolo al suo rientro nel box. Capite bene il personaggio. Una volta appresa questa mancanza, cosa fa? Lascia il box e lascia lì fermi, indispettiti, gli ingegneri giapponesi che erano lì pronti per ascoltare ogni minimo feedback della prova della RG Gamma. Assurdo. Gary Taylor, all'epoca il team manager Suzuki del moto mondiale, provò ogni minima cosa sulla faccia della terra per portarlo sulla giusta strada. Addirittura arrivò a chiedere l'aiuto di Uri Geller, che all'epoca era uno pseudo guru, proprio per riuscire a portare questo talento sulla buona strada. Geller provò in tutti i modi a far capire ad Anthony Gobert come col suo talento potesse arrivare a livelli veramente assurdi, a livelli altissimi, a vincere il moto mondiale, ad arrivare veramente nell'Olimpo dei motociclisti. E dopo ore e ore chiuso in una stanza, Anthony Gobert uscì appunto da questo esorcismo mentale, da questo lavaggio del cervello che Geller provò a fargli, e la prima cosa che disse fu: che razza di coglione. E la goccia che fece traboccare il vaso già in bilico di Taylor fu l'esito del test antidoping. Ovviamente Anthony Gobert non lo passò e quella fu appunto la goccia che fece traboccare il vaso e che provocò il licenziamento di Anthony Gobert dal team Suzuki. Nel 1998 perde l'ennesima occasione. Viene ingaggiato per guidare la Ducati 996 nel campionato AMA Superbike, ma il 12 luglio incappa nuovamente in una vicenda di droga. E perse così ancora l'ennesima occasione per dare un rilancio alla sua carriera, anche perché in quell'anno lì stava andando anche discretamente bene in AMA Superbike, era terzo in campionato, quindi poteva essere effettivamente un buon rientro dopo il brutto episodio nel motomondiale. Venne squalificato per l'intera stagione di quell'anno, che poi con i ricorsi e tutto la pena fu abbassata a solo 3 gare. Ma la stagione successiva ci riprova nuovamente. E ancora nel campionato AMA, ancora con Ducati. Viene nuovamente iscritto come wild card nella gara mondiale di Laguna Seca e questa volta ottenne la vittoria in gara 1. Nello stesso anno disputa anche 3 gran premi con la Muz Weber 500. Ma nel mentre gli anni passano e la parabola discendente della sua carriera ovviamente comincia a farsi sentire, no? Soprattutto con una vita sregolata come è stata la sua. E infatti il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Anche durante questa stagione continuava ad apparire e sparire durante le gare, durante i gran premi. Ennesimo test antidoping che però la mente geniale di Anthony Gobert gli fece pensare: questa volta non mi fregano più, vado a prendermi delle urine sane di un'altra persona, me le metto in macchina, quando vengo chiamato gliele porto lì. Ovviamente tentativo vano. C'è una sella libera in Bimota il 23 ottobre del 2000. Ed evidentemente il suo talento cristallino fa dimenticare tutti i problemi avuti fino a questo momento. Tanto che Virginio Ferrari, all'epoca capotecnico di Bimota, offre a De Gaucho la sella della sua Bimota per la gara di Phillip Island. Piove in Australia e De Gaucho parte undicesimo. Davanti a lui i mostri sacri della Superbike: Edwards, Corser, Haga, Fogarty. Inutile dilungarsi inutilmente. Con una moto anni luce indietro rispetto ai suoi avversari, assemblata in casa e con non so neanche quanti cavalli in meno rispetto alle altre, senza neanche mai guidarla prima, senza neanche mai fare un test, Anthony da undicesimo vince la gara con un distacco di 30 secondi da Fogarty che lo seguiva. 30 secondi. Ma cosa volete dire a uno così? Disputa probabilmente una delle gare più belle della sua carriera in sella alla Bimota SB8R. Il problema è che quella fu la sua ultima gara in sella alla Bimota, perché in quel momento lì Bimota era in gravi condizioni finanziarie e dovette abbandonare appunto il mondo delle corse, costringendo ovviamente anche Anthony Gobert a ritirarsi dal campionato.
ma grazie al suo talento cristallino, grazie comunque ai buoni risultati che continuava ad ottenere quelle poche volte che era lucido e riusciva a fare dei gran premi, nel biennio 2001-2002 ritorna ancora in Superbike, prima in Superbike 1000 e poi in Supersport, sempre in sella ad una Yamaha. Nel 2007 infine disputa l'intero campionato australiano Superbike in sella ad una Kawasaki, ma è in quello stesso anno che si perde definitivamente. Tony è il classico esempio di suo figlio ha le capacità ma non si applica. Un cavallo pazzo, all'interno del paddock sempre con capelli coloratissimi, fuori dal comune, caratterizzato da comportamenti fuori dalle righe, da un aspetto fisico, da una condizione fisica diametralmente opposta da quella che dovrebbe avere un atleta professionista, un motociclista professionista. All'interno del paddock sicuramente si ricordano come se fossero state fatte ieri le sue sbronze, insomma un cavallo pazzo. Dopo una vita spesa in dissipazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, piena di lavori precari, di entrare e uscire dal motomondiale, dopo una vita appunto sregolata, in tempi recentissimi è stato anche arrestato per furto ai danni di anziani. Ma nonostante questo, quando fu arrestato e il giudice gli chiese che mestiere facesse, probabilmente preso da un ultimo impeto di orgoglio e di lucidità mentale, lui rispose: sono un pilota professionista. Lovett è stato forse il più grande talento della storia del Mondiale Superbike. Veramente un pilota stupefacente per qualità di velocità, capacità di andare veloce immediatamente dal primo giro con qualunque moto.